Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, come vedete, potrei oggi parlarvi di un bel po' di prodotti per i capelli, me ne stanno cadendo altri, che ho testato nel periodo con prezzi accessibili, tutti prezzi accessibili, alcuni dal supermercato, alcuni comunque a prezzi onesti, e vediamo quali mi sono piaciuti maggiormente in tutto questo con questo prodotto in mano. Io direi che appoggio e poi dopo ve li mostro. Allora, i primi prodotti che vi mostro sono questi di Vera Lab, che sono lo shampoo delicato e il balsamo protettivo. Sono deliziose le confezioni. Allora, lo shampoo è un 200 ml e viene 9,50 euro. Il balsamo 200 ml 12 euro. Allora, shampoo deterge bene i capelli ed è non secca, non irrita. Mi piace. Balsamo è un balsamo leggero che nutre efficacemente e senza però appesantire i capelli. Li lascia anche abbastanza lisci ed stavamo dicendo che li lascia anche abbastanza lisci ed è per essere pettinati senza spezzarsi. Allora, mi piace questa combo perché permette ai capelli di essere puliti ma non secchi e non li fa e neanche appesantire durante il giorno, non li fa sporcare più velocemente. Mi piace la combo, li lascia proprio belli leggeri, però ce ne sono altri in commercio che fanno lo stesso effetto. Funzionano? Sì, se avete delle offerte o li volete provare, fatelo. Funzionano, ma ce ne sono altri a un prezzo anche uguale o leggermente più economico. Quindi funzionano, ma niente che non sia mai visto a questo mondo. Andiamo avanti con questo prodotto che, sì, ho i fogli perché mi sono segnati i prezzi. Con questo prodotto che, se è così tanto parlato, un motivo c'è. Allora, Freshly Eye Radiance Keratin Spray, e questo è uno spray alla cheratina che ha un effetto protettivo, lisciante ed anche termoprotettore, quindi fa di tutto. È 99,4% naturale. La confezione è questo qui è un 100 ml. Scusate, devo guardare i prezzi. 100 ml 16 euro, 200 ml 28 euro. Questo, se è così chiacchierato, un motivo ci sarà. Mi piace davvero tanto perché l'ho ricomprato. Pensate bene, ho ricomprato un prodotto mio, cioè un prodotto che mi inviano, io lo ricompro, incredibile. Allora, fanno anche il refill per non comprare tutte le volte il boccetto in vetro, ma al momento il refill, che mi piaceva questa idea, non so perché. Freshly, perché tutti i refill sono sempre non disponibili, c'è qualcosa che non va, oppure li rifate, perché anche i prodotti per il viso, tanti sono refill, e dato che hanno i prodotti i flaconi in vetro, era una ricarica, era comodo, pratico. Comunque questo mi piace un sacco. Mi piace una volta sui capelli bagnati applicare sulle lunghezze, comodissimo, ed li fa pettinare benissimo, la piega tiene, soprattutto ha l'effetto termoprotettore che ho riscontrato perché ho le doppie punte, si producono meno velocemente. Ce l'avrò sempre perché se continuo a usare spazzolafone e piastra ci saranno sempre, ma si producono con meno velocità. Quindi funziona. E poi ha questo profumo che mi piace davvero tanto. Funziona. Questo funziona. E adesso andiamo avanti con una tripletta, perché questi sono i prodotti della linea Garnier. E Garnier è una delle linee la Ultraluce e la Garnier sono tra i prodotti che preferisco per i capelli. In questo caso abbiamo Ultimate Blend, sono dei balsami lamellari. Quindi la tecnologia è particolare perché sono liquidi, vanno applicati sui capelli ed è lasciati in posa qualche minuto e poi dopo risciacquati tranquillamente. Allora, sono questi tre, c'erano tutte e tre. Questo è per capelli danneggiati con papaya, questo è per capelli lunghi con ananas, pineapple, e questo era per capelli secchi alla banana. Senza siliconi mi piacciono, mi sono piaciuti, vi dico anche il prezzo, per 200 ml da 7,95 a 10,25, dipende dove li acquistate, se online, in negozio, ed dipende. Allora, questi prodotti liquidi che vanno,
questo è il beccuccio di cui ne ho perso uno, ma fa lo stesso, e va applicato sui capelli una volta lavati, e poi si lascia in posa. Si lascia in posa, però devo trovare il beccuccio perché sennò faccio un macello. Eccolo, tutto in diretta. Si lascia in posa e poi dopo si risciacqua. Allora, lasciano i capelli davvero morbidi, molto morbidi, idratati, non li appesantiscono di più, si facili da pettinare, e la particolarità è il profumo. Hanno un profumo banana, ma anche pineapple, mi viene ananas, papaya, ma la banana e ananas sono tra, si sentono tantissimo e restano anche sui capelli. Unica cosa, questo tipo di prodotto io faccio fatica ad applicarlo perché se ne spreca tanto. Noi dobbiamo pensare ai capelli bagnati, quindi abbiamo già fatto lo shampoo e abbiamo già tolto lo shampoo, i capelli bagnati. Andare a applicare questo prodotto solo sulle lunghezze, sulle punte, che è liquido, ne spreco tanto, anche mettendolo sulla mano mi cola, non riesco a applicarlo bene, se ne spreca tanto, però funziona. Ed non mi piace questo fatto della particolarità, che ne spreco, purtroppo viene sprecato davvero tanto, però funziona. Adesso andiamo avanti con un prodotto che avete già visto, perché lo mostravo prima. Allora, Manentile, non lo so come si dica, The Original, è uno shampoo per capelli luminosi e districati, maneggevoli, ok, è questo qui, ed è adatto, no, studiato per i cavalli, per le crinie dei cavalli, adatto anche ai capelli, va bene. Allora, la confezione è un 355 ml, è bella grande effettivamente, ed il prezzo è di 8,45 euro. Allora, è uno shampoo effettivamente che deterge, fa una bella schiuma, non secca i capelli, non irrita la cute, pulisce bene, sì. Il fatto è che li lascia, a me almeno, molto aggrovigliati. Sembra quasi che li vada a pulire troppo, troppo aggrovigliati. E dopo mi serve un balsamo davvero, una maschera davvero super, per poterli districare bene. Se no sono davvero un ciospo di capelli aggrovigliati, che già sento mentre li lavo, che sono tutti bloccati. Quindi o lo andate a diluire con diluire con tanta acqua, oppure utilizzate davvero poco, oppure utilizzate davvero un'ottima maschera o balsamo dopo. Non funziona, ma non l'ho apprezzato, no, non mi è piaciuto. Però almeno una volta ne ho visto tanto parlare, se ne vede soprattutto sulla stampa straniera, era da provare almeno una volta. E poi è un super boccettone sicuramente, però no, non mi ha entusiasmato. E torniamo ai Garnier, sapete che, allora, questo era sempre della linea degli altri, Ultimate Blend. Questa è la maschera Air Food Pineapple, sempre quello, ananas. Allora, 3 in 1 maschera, perché fa ed è maschera, balsamo, trattamento ristrutturante anche per capelli asciutti o bagnati senza risciacquo. Questo è un 400 ml ed il prezzo è di 6,99 euro. Allora, queste maschere, tutte della linea Air Food, a me piacciono tanto perché non sporcano i capelli, sono fantastiche, davvero, li lasciano belli morbidi, belli idratati, belli pettinabili, ma non li fanno sporcare, non li appesantiscono, e poi hanno questi profumi, perché anche il profumo vuole la sua parte, effettivamente, il naso vuole la sua parte, funzionano. Quando li trovate, magari anche in offerta, poi sono belle grandi le confezioni, prendeteli quelli più adatti ai vostri tipi di capelli, perché per me funziona davvero. Sempre ritornando ai balsami lamellari, questo è il Elvive Hydra Hyaluronic Wonder Water 8, balsamo lamellare con acido ialuronico per capelli disidratati. Dice 18 volte più idratazione, 5 più lucentezza, senza silicone, non appesantisce. Allora, sì, effettivamente funziona, effettivamente lascia davvero i capelli molto morbidi, belli pettinabili, non li appesantisce, non li fa sporcare più velocemente,
vi dico il prezzo per la quantità di 200 ml, 8,99 euro. È un ottimo prodotto lamellare, ma c'è sempre questo fatto: è scomodo per me da applicare. Se voi trovate che non sia così scomodo da applicare, meglio. Allora, stavo guardando che. L'ho visto adesso, una volta finito, vabbè, se non è così scomodo da applicare, allora in questo caso prendeteli perché sono davvero degli ottimi prodotti da supermercato. Stavo vedendo adesso che c'è la tacchetta che ti dice le dosi. Perfetto, ed vabbè, e con lo shampoo, con gli occhi bagnati perché ho fatto lo shampoo, con tutto non l'avrei mai visto. Però è anche pratica questa cosa. Ok, funziona, funziona, funziona. A noi andiamo avanti perché siamo quasi alla fine. Ed eccoci, allora, sapete che io amo questa profumazione della Sol de Janeiro. Se fanno la linea per i capelli, volete che io non la provi? È impossibile. Allora, Brazilian Gioia Shampoo e Maschera. Allora, lo shampoo è un 295 ml, 23,95 euro. E ha questo profumo che a me piace tantissimo. La maschera invece, che è questa, eccola qui, sempre che sembra proprio la crema, la 75 ml, 17,45, 238 ml, 40,95 euro. Allora, lo shampoo è un buono shampoo, deterge, pulisce i capelli, fa tutto quello che deve fare uno shampoo, ha questo fantastico profumo, ma non rimane sui capelli, quindi alla fine rimane uno shampoo normale, che però costa 20 rotti euro. La maschera è delicata, non appesantisce, non li fa sporcare, ma allo stesso tempo non è una vera maschera. È bella profumata, ma è un balsamo. È un balsamo, è un balsamo ricco. Una maschera delicata o un balsamo ricco. Se volessi una bella maschera per un bel impacco, lei è troppo delicata. Quindi felice di aver provato questa linea, perché comunque sia, sapete che io amo questa profumazione, ma non li comprerei. Quindi, se volete provarli una volta, magari in offerta, magari la mini size, perché questo è il più piccolo. Questo è 75 ml. Oppure la lasciate perdere. Trovate la crema, che la crema per il corpo è fantastica. È un'altra cosa, ma è fantastica. Penultimo prodotto, questo è Cloran Shampoo Forza per capelli indeboliti e a rischio caduta. Shampoo alla Chinina e Stella Alpina. Questa confezione è un 200 ml e viene 11,90 euro. Allora, shampoo che è molto denso, cioè vedete che, aspettate, non so come farvelo vedere. Dopo che l'ho finito, qui ce n'è rimasto ancora una parte che sembra che scenda e invece resta lì. È molto denso ed il profumo non me lo ricordo perché non ha profumo. Ecco, allora, molto denso, si fa fatica a farlo scendere, però deterge bene ed lascia i capelli al tatto più voluminosi, cioè più voluminosi, sembrano più spessi. Ecco, al tatto sembrano più spessi, quindi soprattutto se uno ha i capelli fini, nota subito questa differenza. Sono anche un pochino ingarbugliati, quindi dopo ci vuole un buon balsamo, però il risultato è che dopo sono più spessi, di poco ovviamente, una cosa minima, più spessi, più robusti, comunque si pettinano bene, mettono in piega, ha un effetto fortificante e volumizzante che funziona. Però dopo un buon balsamo, maschera sarebbe troppo, un buon balsamo, perché gli lascia anche un po'. Non crespi, ha ingarbugliati sulle punte, quindi un buon balsamo dopo aiuta. Fa il suo lavoro? Sì, effettivamente per chi ha i capelli molto fini oppure tendenti anche a cadere perché li rinforza proprio, può fare la differenza, cioè si nota il prima e il dopo, questo sicuramente. E noi siamo arrivati, che non lo trovo, ma troverò l'ultimo prodotto. Allora, volete che io in un video per i capelli non vi metta il mio amato Christophe Robin? Ovviamente, Christophe Robin è un marchio professionale francese e davvero a me piace tantissimo. Costicchia, ma comunque sia,
li vale tutti, a mio avviso. Prima c'era solo da Look Fantastic, adesso è anche su Amazon, ho trovato anche altri pezzi, ma di quello che vi parlo oggi è la maschera fondente idratante con aloe vera. 200 ml, 27,95 euro, spesso in sconto o promozione. Oltre che su Amazon, se non sbaglio, c'è anche su, non mi ricordo se è Sephora o Douglas, e quindi ci sono anche gli sconti, anche per i mini set da provarli. Allora, questa è una maschera liquida, quindi è un balsamo maschera da applicare sulle lunghezze, sulle punte, lasciate agire un qualche minuto, vi svolta i capelli, sono belli morbidi, belli idratati, pettinabili subito, non appesantiscono, non sono appesantiti, non si sporca più velocemente, fa assolutamente il suo lavoro. Se volete mettere in piega dopo, dura anche la piega. Dovevo menzionarlo, dovevo, perché comunque per me, rispetto ad tanti altri marchi, o andiamo sui marchi low cost per tutti i giorni, e per me la Garnier resta la migliore, ma per un marchio un po' in più, senza andare a spendere tantissimo in più, Christophe Robert. Può piacere o no? A me piace tantissimo e continuo sempre a consigliarlo. E a questo punto abbiamo concluso tutta la lista dei prodotti per i capelli. Fatemi sapere quali avete provato, come vi siete trovate, quali vi incuriosiscono di più, quali proverete, quali lasciate perdere. E fatemi sapere tutto. Io spero sia stata utile, un tutto un po' di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!